parliamo del Piano Nazionale Scuola Digitale, il piano che il Ministero dell'Istruzione, quello dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio hanno pensato per portare la scuola un passo in avanti verso il futuro. Perché è così importante il Piano Nazionale Scuola Digitale? Perché noi abbiamo una scuola che tutto sommato è buona, che però ha bisogno di essere rinnovata. In Italia ci sono tante esperienze di didattica non più fatta dietro la cattedra. Si chiama didattica scomposta, interattiva, fatta mettendo al centro il contributo che viene dai ragazzi. Ecco, il Piano Nazionale Scuola Digitale è uno strumento per favorire quel tipo di didattica. Significa che si cancelleranno i libri e studieremo tutti sugli iPad? Assolutamente no. L'idea è questa: intanto portiamo la connettività in tutte le scuole, per questo il Ministero dello Sviluppo Economico ha un ruolo particolare. Il Piano Nazionale Banda Ultralarga prevede che nel connettere tutto il paese alla banda larga, prima vengano le scuole, prima si dia a tutti i ragazzi la possibilità di accedere alle opportunità che ci sono nel mondo di internet. E poi è importante che lo si faccia a scuola, perché il cyberbullismo, i rischi che ci sono dietro internet, sono una delle cose che la scuola deve saper affrontare. Rischi e opportunità. Quindi Piano Nazionale Scuola Digitale è anche imparare a programmare. I ragazzi del resto d'Europa lo sanno fare. E nel futuro ai nostri ragazzi servirà non solo saper utilizzarle le tecnologie, ma saperle programmare, sapere come si programmano. Quindi una scuola digitale è una scuola che sa fare anche questo. Questo è possibile però soltanto se noi formiamo gli insegnanti. È vero che ci servono le infrastrutture, è vero che ci servono in qualche modo anche i tablet, ma quello che ci serve più di tutti è una classe insegnante che sia il più possibile aggiornata rispetto a queste tecnologie. Per questo il governo ha fatto l'investimento più importante sulla formazione obbligatoria strutturale dei docenti. E l'altro pezzo sta nel campione digitale che avremo in ogni scuola. Ci sarà un docente che farà un po' da cinghia di trasmissione. Sarà quello che farà da punto di riferimento. Ecco, il Piano Nazionale Scuola Digitale vuole aprire le porte della scuola, smettere di pensare che la scuola possa vivere in un mondo parallelo e portare la modernità a scuola anche per educarci ad essere cittadini del web come dobbiamo essere cittadini fuori. In fondo la scuola serve esattamente a questo, ad essere cittadini pienamente. E il digitale è un pezzo della nostra cittadinanza. Grazie a tutti.